depositata la perizia psichiatrica al processo per l'omicidio dell'imprenditore di Favara, Palumbo Piccionello. Antonio Baglio è capace di intendere e di volere. Appena lui, Antonino Baglio, avrebbe ucciso lui, Calogero Palumbo Piccionello, lui, Baglio, si è presentato alla caserma della tenenza dei carabinieri di Favara. Eccola qui, in Corso dei Mille. E lui, Baglio, ha confessato. Su gnucca, ammazzavo a uno, ci detti una chiumata. Io non vi dico niente, so solo che se lo meritava. Poi in carcere al Petrusa, innanzi alla giudice per le indagini preliminari, lei, Luisa Turco, lui, Antonio Baglio, ha spiegato. Parlava male di me e l'ho ucciso. Adesso Uzzinto, imputato dell'omicidio di Lillo Picciuni, è stato riconosciuto capace di intendere e di volere. La perizia psichiatrica invocata anche dalla difensore dell'imputato, lui, l'avvocato Salvatore Russello, è disposta dalla giudice per le udienze preliminari, Francesco Provenzano, ha sortito esito negativo. Secondo Domenico Micale, psichiatra di Palermo, e Alessandro Meli, psicologo di Agrigento, l'imprenditore Antonino Baglio, 73 anni, è stato capace mentalmente quando la notte del 27 novembre 2012 a Favara, qui in via Napoli, tra le vie 4 novembre e dei Mille, avrebbe sparato mortalmente all'imprenditore Calogero Palumbo Piccionello, 65 anni. E tra le motivazioni del suo gesto si scrive che sono piuttosto ascrivibili a peculiari atteggiamenti culturali che ritengono la dignità, la reputazione e il rispetto fattori di massima rilevanza. Più semplicemente, Antonio Baglio si sarebbe ritenuto offeso nella sua dignità, nella reputazione e nel rispetto dal comportamento di Calogero Palumbo Piccionello. E le sue dichiarazioni, a caldo e a freddo, ci detti una chiumata, se lo meritava, e poi parlava male di me e l'ho ucciso, testimonierebbero che Baglio abbia lavato con il sangue ciò che ha ritenuto una offesa verso di lui. Domani, giovedì 28 novembre, altra udienza e saranno ascoltati i due periti, Micale e Meli. Nel frattempo anche l'avvocato di parte civile, Antonino Gazziano, che assiste i familiari della vittima, ha ottenuto l'ok a una consulenza di parte e ha affidato l'incarico allo psichiatra Leonardo Giordano e alla psicologa Antonella Alessi. Ha sospeso i termini